Sono passate ormai settimane da quando il gioco è stato rilasciato in modo ufficioso in Giappone per la prima volta e ormai sono cambiate molte cose da quando la Predator Mod è stata scoperta. Come si sarebbe capito poco dopo, la musica di Lavandonia, che molti altri giocatori avevano sentito in varie città del Giappone, non era altro che un segnale, un tic-tac del coccodrillo di Capitan Uncino, un segnale che indica l'arrivo di un titano, ossia un predatore gigantesco. Man mano che la musica aumenta, il titano si avvicina. Quando la musica è udibile a volume massimo può provocare nausea e paura, specie se abbinata alla visione di quei mostri giganteschi. I titani sono Pokémon enormi, molto difficili da sconfiggere e per i quali possono servire più squadre coalizzate, ma andiamo con ordine, da dove abbiamo lasciato. Chi aveva ideato questi titani li aveva piazzati in luoghi decisamente inusuali, luoghi che ricordano grandi massacri o perdite dell'umanità. Hiroshima, Chernobyl, Nagasaki, Pearl Harbor, Pretoria, Aleppo, Gerusalemme, Mogadiscio, Città del Messico, Novgorod, Pyongyang, in Polonia ce n'erano molti. I titani, essendo dei predator molto grossi, terrorizzavano i Pokémon per miglia e miglia nei dintorni, creando una vera e propria zona morta. I Pokémon della tua squadra, se non erano predatori ben addestrati, potevano spaventarsi e rifiutarsi di combattere contro di lui. Avrei dovuto menzionare che i Predator, come i Pokémon normali, possono evolvere, ma a differenza dei Pokémon normali hanno 6 livelli e non 4. La cosa interessante avveniva intorno a questi titani. La loro influenza si estendeva per un certo perimetro, oltre il quale non si sente la loro musica e non si sentono gli effetti della loro trasformazione. Tuttavia, man mano che i titani mangiano, la zona di influenza cresce e proprio al margine, abbastanza lontano per i Pokémon da non essere spaventati, ma abbastanza vicino per essere dentro la zona, i Pokémon stessi subiscono uno strano effetto, iniziano lentamente a corrompersi, i Pokémon iniziano a diventare scuri, a ricoprirsi di macchie nere, spuntano sul loro corpo scaglie, spine, nuove ossa, i denti diventano zanne, le unghie diventano artigli, le ali diventano simili a quelle dei pipistrelli, lentamente i Pokémon diventano dei Predator e come tali diventano aggressivi e pericolosi. Si pensava che in qualche modo i titani trasformassero i Pokémon in Predator, ma questa teoria doveva essere sbagliata. Come mai alcuni Pokémon, secondo diceria del web, diventavano Predator anche in luoghi lontanissimi da qualsiasi titano senza motivo apparente? Il mistero rimaneva senza spiegazione. Molti come me hanno combattuto contro i titani e li hanno addirittura sconfitti. I titani non si possono catturare, e sarebbe troppo bello in effetti possederne uno, si possono solo far sparire dalla mappa di gioco uccidendoli. È molto difficile sconfiggerli, ma farlo rende i tuoi predator molto più forti. Mentre molti cercavano i titani per sconfiggerli, soprattutto per motivi di protezione, dato che questi si spostavano e andavano anche nelle città cercando vittime da mangiare, io invece mi dedicai ad investigare i misteri di questo gioco ormai sempre più intricato. Ad esempio, dopo aver combattuto il titano Hiroshima, sono tornato sul luogo del combattimento. Proprio lì, nella distesa vuota e pianeggiante, non c'era assolutamente niente, ma puntando il cellulare, dove prima c'era il titano, era possibile vedere una distesa infinita di tombe di Pokémon. Tutte le tombe dei Pokémon morti, uccisi e mangiati dal titano, ma qualcosa non quadrava in questa teoria, perché ormai stavano spuntando sempre più titani, a volte due titani entravano nelle rispettive zone di influenza, come attratti da una forza invisibile, si incontravano e poi combattevano in una lotta epica, una lotta che faceva tenere a debita distanza tutti fra giocatori e Pokémon, perché nessuno voleva vedere due titani coalizzati. Questi titani, secondo la mia vecchia teoria, nascevano in luoghi dove l'umanità aveva subito un grande torto, una grande sofferenza, dove l'odio e la stupidità umana avevano causato una grande tristezza e morte, erano un simbolo del cordoglio e del trauma della coscienza collettiva umana. Ma allora perché c'erano titani in posti completamente a caso a volte, come quel titano in Islanda o quel titano nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, vicino all'Antartide? Lì non era successo nulla. Intanto i cacciatori e i loro predator continuavano ad andare in giro cercando vittime fra giocatori e Pokémon innocenti, da dare in pasto alle loro bestie sempre più forti. Questi cacciatori erano tanto temuti quanto odiati e ormai avevano fatto della loro vita una missione eterna, rovinare la partita agli altri, mangiare i loro Pokémon e far crescere i propri mostri come se fossero tumori, ai danni di tutto l'organismo. La cosa strana è che erano proprio loro a lamentarsi dei Pokémon normali che si trasformavano in Predator. Loro infatti usavano anche Pokémon normali e li facevano combattere continuamente contro gli altri Pokémon o addirittura contro Predator per renderli forti, ma dopo molti combattimenti alcuni di loro diventavano dei Predator, si corrompevano lentamente, come se un virus pian piano li stesse rendendo sempre più selvatici, cattivi, mostruosi, deformi, Cthuliani.
il mistero di Pokémon Go si infittiva, fra disastri umanitari, titani, predatori, virus che corrompono i Pokémon normali, la musica che segnala l'arrivo della catastrofe, i cacciatori, gli scontri continui, i casi di suicidio di persone che avevano fatto di questo gioco la loro vita solo per vedersi uccidere i Pokémon da qualche mostro che li perseguitava sul cellulare, sussurrando loro parole appena udibili, parole su quanto la loro vita fosse inutile, su quanto il mondo sarebbe stato meglio senza di loro, su quanto non facessero schifo solo come allenatori di Pokémon, ma anche come persone, figli, genitori, fidanzati, fratelli, studenti, insegnanti, lavoratori, dirigenti, uomini, donne. I casi di suicidio associati ai Predator che stalkeravano persone normali divennero preoccupanti. In Michigan il gioco venne sospeso per un mese intero dalle scuole dopo che uno studente si era suicidato per la depressione. A corrompersi, però, non erano solo i Pokémon vicini ai titani. Quelli che hanno Snapchat conosceranno i filtri, ossia dei programmi che associano alla fisionomia della faccia dei punti, su cui possono applicare degli effetti grafici che modificano la visione della fotocamera. In parole povere, creano una maschera sulla faccia che si muove e si modifica con la faccia stessa. In un certo senso Pokémon Go funziona in modo simile. Ebbene, il filtro teoricamente può funzionare anche sugli edifici e l'ambiente esterno in generale che viene ripreso da una fotocamera, e stava accadendo proprio questo. Dove c'erano i titani non erano solo i Pokémon a corrompersi, ma anche l'ambiente in generale. Gli edifici davanti alle telecamere diventavano decadenti per via di uno strano filtro, la luce diventava grigiognola, una nebbia avvolgeva l'ambiente, il ferro arrugginiva, i segnali e i cartelloni si ingiallivano e si ricoprivano di graffi, le strade si spaccavano e le finestre si rompevano. Più ci si avvicinava ad un titano, peggio era messo lo scenario. L'erba marciva, gli alberi perdevano le foglie e i frutti e diventavano contorti. Tutto moriva, e più il titano era forte, più gli effetti erano pesanti e diffusi, sempre di più verso il centro. Ma di nuovo, questo effetto era riscontrabile anche dove non c'erano titani. Ad esempio, in un quartiere di Los Angeles, la telecamera di Pokémon Go mostrava tutto come degradato e ostile, come se ci fosse un titano che nessuno riusciva a vedere. Ed è proprio lì che mi sono diretto per l'ultima volta, proprio per investigare queste situazioni e scattare qualche foto. E proprio mentre giravo, mi accorsi che, stranamente, molti indizi sembravano combaciare. Quello era un quartiere decadente, quello era un quartiere dove molti Pokémon diventavano corrotti fino a trasformarsi in Predator, quello era un quartiere pieno di cacciatori che seminavano morte e distruzione con i loro Predator al guinzaglio. Proprio mentre stavo realizzando la verità, comunicai in un forum a tutti i residenti dotati di Pokémon Go di allontanarsi, ma era troppo tardi. Forse il destino volle aggiungere un po' di dramma alla scena, ma quando il cielo, quello reale, divenne nuvoloso, ecco che la musica di Lavandone iniziò a suonare, e lì, dove prima non c'era nulla, spuntò un enorme titano che divenne sempre più grande e visibile agli occhi, anzi alle telecamere di tutti quanti. Stavolta tutti eravamo pronti, tutti abbiamo tirato fuori i nostri Pokémon e il combattimento è iniziato. Pokémon e Predator volanti nel cielo, Pokémon e Predator di terra sull'asfalto, tutti ad attaccare da più direzioni il gigantesco mostro che rispondeva distruggendo intere squadre con i colpi della sua gigantesca zampa o lanciando fasci di energia dalla bocca. Il combattimento proseguiva e il titano, invece di ferirsi, sembrava diventare più forte. Ma proprio in quell'istante tutti ricevettero una notifica. L'intera città si riempì di squilli e suonerie di ogni tipo. La Nintendo aveva ufficialmente annunciato di aver trovato una soluzione per il problema della modalità Predator e che la patch stava venendo rilasciata in questo momento, aggiornando i giochi di tutti gli smartphone. Per i Predator e i Titani, invece, sarebbe stato necessario eliminarli manualmente. E dato che la Nintendo aveva il controllo del gioco, questo fu realizzato con un attacco simultaneo a tutti i Titani. Una gigantesca bomba atomica cadde dal cielo di Los Angeles, visibile dalle nuvole sopra tutti noi e i nostri Pokémon, e atterrò sul titano, esplodendo. Ci fu un gigantesco baglio di luce accecante, e il titano venne avvolto dalla luce mentre urlava, e vennero avvolti i Predator, che brillarono di una luce intensa, e vennero avvolti anche i Pokémon, e anche noi siamo stati quasi accecati dalla luce che i nostri smartphone hanno emanato. Poi la luce è finita ed è iniziato il rombante rumore dell'esplosione che ha messo a dura prova i cellulari. Dove prima c'era il titano, ora c'era una nube a forma di fungo alta persino più di lui, e tutti i Predator, compresi i miei, investiti dall'onda d'urto, iniziarono a corrompersi, a deperire fino a diventare scheletri e poi morire. Simili esplosioni avvennero in tutto il pianeta, ovunque ci fosse un titano, e l'onda d'urto avvolse tutti i Predator rimasti, sterminando quella razza maledetta che stava infettando il mondo di Pokémon Go. La spiegazione, a cui ero giunto anche io, la raggiunsero molti altri e divenne pubblica. I titani si nutrivano, in qualche modo, della morte dei Pokémon e della loro sofferenza.
Ogni volta che c'era un combattimento fra Predator e Pokémon e quest'ultimo veniva divorato, il titano cresceva e diventava più grosso, guarendo anche dalle ferite. Per questo durante la lotta il titano di Los Angeles non si feriva, perché la città era ancora piena di combattimenti, e più la zona dove il titano si trovava era piena di lotta, di bulli che usavano i Predator come cacciatori, di morte, di odio, di violenza, di combattimenti, più il titano cresceva e diventava forte, come una sorta di dio della guerra che si rafforzava per ogni goccia di sangue versata dalle creature. I titani nascevano dall'odio e dal dolore, e questo era il motivo per cui a volte spuntavano nel nulla, in mezzo a città dove prima non c'erano. Quelle città erano piene di cacciatori, piene di lotte, con i Predator che divoravano le piccole creature a destra e a manca. Queste divinità della guerra erano rese forti dall'odio che umani, Pokémon e Predator si scambiavano, e per questo si erano moltiplicate ed erano cresciute così tanto. È forse anche per questo che il primo fu avvistato di Hiroshima, e in generale i primi spuntarono in luoghi dove l'umanità subì grandi sofferenze. I titani rappresentavano la sofferenza degli umani e dei Pokémon ugualmente, e per questo il primo spuntò proprio in Giappone, proprio ad Hiroshima, dove l'orgoglio dei giapponesi venne ferito, dove migliaia di vite umane vennero perdute, dove migliaia di tombe invisibili giacevano. Alla fine, i titani meritavano di essere divorati, erano il frutto delle nostre azioni, i figli non voluti delle nostre colpe, gli effetti della nostra condotta, e noi li abbiamo cacciati, uccisi e sacrificati come per espiare le nostre macchie. Abbiamo temuto così tanto i Predator come se fossero mostri, e alla fine abbiamo condotto un genocidio, una genocide ending ai loro danni. Ma non erano forse Pokémon come gli altri che attaccano, crescono e si nutrono, con la differenza che come noi umani hanno bisogno di mangiare altri esseri viventi per sopravvivere? Forse se c'è un colpevole da indicare, se c'è qualcuno che avrebbe meritato la morte e non di essere salvato dal sacrificio di creature innocenti, se c'è un'origine per il morbo che ha colpito i Pokémon, quel qualcosa siamo noi stessi. Oggi Pokémon Go è tornato ad essere un gioco tranquillo e molte persone ignorano della grande lotta per ritornare a viverlo in pace. Eppure, secondo la leggenda, è ancora possibile vedere qualche Pikachu bianco, che tutti evitano come la peste. E sempre secondo la leggenda, è ancora visibile qualche mostro gigantesco, ma è ormai innocuo, invisibile se non con la telecamera, e non può distruggere gli edifici reali. È come un fantasma visibile solo ad alcuni attraverso la telecamera, che attraversa gli oggetti, senza toccarli. Un fantasma che può farsi sentire solo interagendo con gli apparati informatici e telematici. Questi fantasmi, ombre di ciò che un tempo erano i titani, i Predator, sono oggetti simili ai poltergeist del mondo di Pokémon Go. Puntando il cellulare contro uno specchio è possibile vederne uno spiraglio, strisciano verso di te ma fuggono se una luce viene accesa, vengono a volte ripresi per sbaglio dalle telecamere. Ma un Godzilla che non può distruggere gli edifici ed è invisibile all'occhio nudo, che cos'è? Dov'è ora? Un albero che cade in una foresta dove non c'è nessuno, fa davvero rumore? Il colpevole non è mai stato preso, ma secondo alcune dicerie si tratta di un ingegnere che ha fatto tutto questo per contrastare qualcosa, oppure di un problema informatico, un virus che ha infettato il gioco. Qualcuno invece ha diffuso una filpasta secondo cui si tratta di un uomo che ha voluto rendere memoria ad un suo amico deceduto, creando il mondo virtuale e digitale in cui potessero esistere delle creature antropomorfe, dei mostri digitali, in un mondo digitale. E i cattivi in questo mondo digitale, ovviamente, erano dei virus che corrompevano i programmi rendendoli malvagi. Il mondo digitale di Pokémon Go continua a crescere, e ne nascono di nuovi ogni giorno man mano che nascono altri giochi basati sulla realtà aumentata. Tutti questi giochi insieme, tutti questi mondi hanno ormai creato un mondo virtuale espanso che li contiene tutti. E chissà se qualche virus non si aggiri in questo mondo parallelo al nostro, vicino ma irraggiungibile al tempo stesso, accanto a te in questa stanza. Lui può vedere te, ma tu non puoi vedere lui. Non lo si può toccare, ma lui c'è, simile al mondo degli spiriti che si trova accanto a noi ma al tempo stesso non è accessibile. Si ringrazia CrossedSimox88 per alcuni dei disegni esclusivi che avete visto in questa storia, e consiglio di visitare il suo canale. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere mi piace e iscriviti a questo canale e visita la pagina Facebook. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ci vediamo al prossimo video su Naruto.